Ciao ragazzi, voi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video Italia-Svizzera 1-1. Ragazzi, veramente non ce la faccio più. Veramente non ce la faccio più. Siamo arrivati al livello che a momenti non andiamo al mondiale. Ragazzi, non andiamo al mondiale. Se giochiamo in questo modo contro l'Irlanda del Nord e la Svizzera vince contro la Bulgaria, cosa molto probabile, al mondiale non ci andiamo. Non si è bastata Russia 2018, che abbiamo passato un'estate a guardare le altre squadre che giocavano. Non ci è bastata, ragazzi. Ieri veramente abbiamo fatto gol, per fortuna, perché Sommer dà un pugno in faccia a Di Lorenzo e il pallone entra. Ma ragazzi, ma che cosa vogliamo fare? Vogliamo andare al mondiale oppure vogliamo stare un'altra volta a casa? Perché è quello che può succedere di tutte le chance. Vergognosi. Perché io veramente non ce la faccio più. Poi la ciliegina sulla torta, all'andata sbaglia un rigore. Jorginho all'andata sbaglia un rigore. Non è che ha capito che fosse Chiesa oppure al limite, che ne so, Raspadori può fare un rigore. No, tira di nuovo lui e sbaglia per la seconda volta. Almeno il saltello del cacchio non lo ha fatto. Ma veramente rischiamo il mondiale, ragazzi. Rischiamo il mondiale. Adesso a Belfast giochiamo tutto. A Belfast giochiamo tutto, ragazzi. Ma non si può giocare così. Non si può giocare così. Si rischia il mondiale. Lo dico un'altra volta. Si rischia il mondiale, ragazzi. Giocando in quel modo, il primo tiro che hanno avuto gli svizzeri lo hanno segnato. Il primo tiro completamente smarcato. Il giocatore svizzero ha avuto un tiro. Donnarumma che ci mette una mano, ma non è riuscito a fare niente. Ragazzi, così si rischia il mondiale. Così si rischia il mondiale, ragazzi. Sono preoccupatissimo perché questi il biscotto ce lo fanno. Questi sono capaci. Poi dobbiamo andare ai playoff. I playoff sono un killer, ragazzi. Il minimo errore in un playoff, in caso fuori casa, e poi devi fare 2 gol, 3 gol, 4 gol, ragazzi. Si complica tremendamente se non vinciamo a Belfast con 3. Dobbiamo segnare 3 gol contro l'Irlanda del Nord per qualificarci, ragazzi. Perché, come ho detto, contro la Bulgaria, questi vinceranno sicuramente. Quindi, ragazzi, cerchiamo di vincere. Cerchiamo almeno di farlo durare questo mondiale e almeno andare là a cercare a vincere, ragazzi, perché siamo appena campioni d'Europa. E immaginatevi se non ci qualifichiamo al mondiale come campioni d'Europa. Veramente una vergogna nata, ragazzi. Una vergogna. Comunque, ciao, ragazzi, forse sarà sempre. Speriamo che lunedì almeno vinciamo e ci leviamo di mezzo questo brutto pensiero. Ciao, ragazzi, forse sarà sempre.